Ciao a tutti, mi chiamo Guglielmo e in questo video avrei potuto benissimo disegnarvi la mia vita. Ma per i miei 30 anni volevo fare qualcosa di nuovo. E quindi mi sono detto, perché disegnarla? Quando posso benissimo mostrarla. Il 26 novembre 1987 sono nato qui, all'ospedale di Villa San Pietro, e per l'occasione ho portato mia mamma. Sei emozionata, ma? È bello, sì, che emozione. 30 anni fa, mamma mia, che ero piccola. Quanti anni avevi? 22. Guardalo che sei bello. Quel cavallo rosso me lo ricordo. Veramente, sai? Guarda già che primi piani intensi che avevo. Un anno di Guglielmo. Un anno? Questa te l'ho fatta io, me lo ricordo. Te l'ho fatta io con le mie manine. Tu oltre a mangiare le cose tue, poi rubavi quelle di tuo fratello. Non è molto cambiato negli anni questa cosa. Guarda che era secco tuo cugino. Il mio cugino, sì. E tu eri che è palla secco. Un mese dopo questa foto siamo andati in Sicilia. Sì. A casa di nonna poi eravamo, vero? Qua a casa di nonna. Eravamo a casa di nonna. Mi sa che a questo punto mi tocca andare in Sicilia. E farvi vedere quella parte della mia infanzia che nessuno conosce. Questa è stata praticamente la casa nella quale io ho passato la mia infanzia. E la cosa che mi fa più strano è che non è cambiata molto nel corso del tempo. E ogni volta che ci vengo ho i ricordi a mille. Caramellino, tieni. Ma nonna, ma te mi fai mangiare sempre. Belle, morbide. Non li voglio. Sì, sì, ma io non ce n'è crema. Nonna, io... Ok, grazie. Sì, sì, ma io sto a posto. C'hai carne. Ho capito. Carne, no, sì, nonna, grazie. Sono costretto a mangiare in questo momento. Mangiare qui mi fa un po' strano perché mi ricordo una parte dell'infanzia che ho cancellato. Sì, non è stata del tutto allegra. Questo è il posto dove io andavo alle elementari quando vivevo a Catania. Ho bei ricordi legati a questo posto, in particolare legati a alla mia prima e unica fidanzatina. Pronto? Oi, giù. Ciao. Tu lo sai che sei stata la mia unica fidanzata nella vita? Pure io. Oddio, io queste me le ricordo. Questa era la mia merenda, ragazzi. Ogni pomeriggio andavamo in piscina perché mia mamma era fissata, io la odiavo. Oddio, eccola. Mamma mia, guardala. Oddio, che emozione. Fissare le maioliche del fondale per 2 ore di seguito o ti porta alla pazzia o ti porta veramente a tirar fuori il Van Gogh che è in te. Quando non stavo da mia nonna io venivo qua. Questa è la casa dove ho abitato fino ai 10 anni, per tutta la mia infanzia. E poi c'è casa dei miei nonni. Casa dei miei nonni era sempre chiusa durante l'inverno perché non c'erano, quindi io stavo sempre in questa. E poi quando arrivava l'estate, che era il momento più bello della mia vita, si apriva questa qui e venivano tutti i cugini e quant'altro. Ed era sempre una cosa bellissima. E una cosa che lo testimonia ancora è che facevamo delle foto di gruppo con tutti quanti i miei cugini, i nonni e quant'altro. Quindi abbiamo questa evoluzione da quando eravamo piccolissimi a quando poi invece siamo cresciuti. Purtroppo per questo video avrei voluto che ci fosse qui una persona che purtroppo non c'è più. Mi sarebbe tanto piaciuto farvi vedere questa casa, o comunque raccontarvelo insieme a lui, ma purtroppo non c'è più. Però ho avuto la fortuna di averlo. Ce la posso fare. Quando ero più piccolo, veramente pensavo che non ci fosse niente per me. E non so se vi è mai capitato di dire, cacchio, c'è qualcuno che mi capisce, cioè c'è qualcuno che veramente sa come sto e ci tiene. La mia forza era mio nonno, che mi ha sempre incentivato a sviluppare la creatività. L'unica cosa che mi permetteva di uscire veramente dal mio mondo, entrare in mondi meravigliosi e perfetti. Vi voglio far vedere una cosa stupenda. Guardate che belli. Guardateli. Tutti fatti da mio nonno. Io avevo un nonno che ci faceva questo. Il tempo che ho trascorso in Sicilia non è stato facile e continuo a dirlo grazie al cielo. Quando avevo 10 anni i miei si sono separati e quindi in un'estate da qua siamo finiti. A Roma, per l'esattezza qui. Siamo venuti a vivere dai miei nonni appena siamo arrivati a Roma. Se ti ricordi la cosa era, vabbè, noi andiamo a Roma per le vacanze. Spariti per sempre. Davvero? Io e mio fratello abbiamo deciso di rievocare i vecchi tempi giocando all'autoscontro. Dai. Quella è la più forte. Aspetta, arancione. Io e mio fratello stiamo recuperando del tempo perso. Ma tu sei tu? Ecco! Mamma mia! Vai!
secondo te ci valeva un euro? Non lo so se ce li valeva, ma insieme a te li balzi tutti. Quella qua dietro è la mia ex scuola media e credo di aver odiato ogni istante passato qua dentro. Qui è dove sono stato bullizzato da altri ragazzini idioti che mi davano del frocio. L'unica cosa che salverei di questo posto è il teatro. Bello questo parco, lo sai. Noi ci venivamo qui per giocare in realtà. Adesso ci andiamo a portare il cane. Adesso ci vado a portare il cane. Dopo le medie, che sono stato un periodo orribile, sono andato al liceo. E questo qui è il liceo Giulio Cesare, dove ho passato 5 anni della mia vita. E vi presento Vega, la mia compagna di banco storica. La nostra classe, noi ne abbiamo avute varie. Una era là sopra, esatto. Tipo qui dove hanno bombardato. Il motivo per cui siamo venuti qua è perché c'è stato un periodo dove venivamo sempre a mangiare a questo cinese dopo la scuola. Sì, praticamente tutti gli anni del liceo. Sì. Ora però amaramente questo cinese è diventato un cino giap, non conosciamo nessuno, la nostra vecchia proprietaria non sappiamo dove sia finita. Poi c'è questa, bellissima. Io sembro la tua amica lesbica. Questa? Oddio! In cui la mia faccia è sapientemente censurata. Il meglio deve ancora arrivare. Perché attengo dalle ultime tre alla fine. Cioè. Oddio santo! In cui tra l'altro mi hai trovato niente di meglio da fare alla mia festa che suonare questo mandolino. Questa, dai pantaloni anche noi non eravamo messi benissimo. Non ci credo. Quando eri Guglielmo mia sorella, peraltro. Che stronzo. E chi avrebbe potuto dire il contrario? Ecco, questa è la via che ricordo di più in assoluto. Quello è il nostro palazzo. Mamma mia, questo è il nostro palazzo, sì. Io ricordo che ho iniziato il mio canale su YouTube qua. Enrico era l'unico che mi dava una mano a girare la roba. Era l'unico che un minimo mi cagasse. Certo, ricordo che ero sottoposto a sofferenze incredibili. Legato a questo posto c'è uno degli insegnamenti più grandi che abbia imparato nella vita, che ognuno di noi ha una voce. Lì avevo la libertà di dire quello che volevo, avevo la libertà di seguire quello che volevo, avevo la libertà di essere chi volevo. E poi ci sono state tutte le opportunità che ha portato. C'è stato il cinema, la radio, ci sono state... la radio! E c'è stato Milano. Il motivo principale per cui sono venuto a Milano è stato questo, che è stato Radio DJ. Questo che vedete qui è il portone della mia prima casa dove ho abitato da solo. Ogni weekend appena potevo tornavo a Roma, anche perché c'era il mio cuore a Roma e quindi dovevo assolutamente tornare da quella che era la mia dolce metà. E forse anche per questo un po' l'ho odiata Milano in quegli anni. Questa è la casella Potta, che è dove sono venuto spesso quando ero disperato e non sapevo che cosa fare. E lei è la Potta. Ciao. Se ti dovessi chiedere qual è un mio difetto? Sei un po' un Frecciarossa. La risposta era nessuno. Quando durante la giornata avevo voglia di evadere venivo qua, Parco Sempione. Il mio più grande problema sicuramente in quel periodo erano i miei fantasmi. Avevo l'ansia della mia sessualità, avevo i fantasmi del passato, dei miei genitori, del loro divorzio che continuavano a inseguirmi. C'era il fantasma del bambino che non voleva crescere. Pensavo di non aver mai avuto questa infanzia. Avevo voglia di riprendermela, avevo voglia di viverla prima o poi. Il problema è che alcuni treni si perdono e quando li perdi non li puoi più prendere. Tornare qua con gli occhi di un adulto è sicuramente una conquista, perché sta a noi secondo me prendere un pochino le esperienze che ci capitano e trasformarle in insegnamenti o in alibi. La mia grande svolta è stata tornare a Roma, ma soprattutto trovare casa mia. Se c'è una lezione che ho imparato dalla vita, o che la vita mi ha insegnato, è stata quella di continuare a camminare sempre, fare delle scelte nel trovarsi davanti a dei bivi e capire dove andare. Mi ha fatto capire che effettivamente chi sono oggi è un po' una conquista. Credo che tutti noi siamo un pochino una nostra conquista. Io vi auguro veramente di trovare un posto che possa per voi essere casa. E non deve per forza essere un posto materiale, anzi vi auguro che sia un posto invisibile che magari avete dentro. Vi auguro di guardarvi ogni mattina allo specchio con gli stessi occhi con i quali vi guardano le persone che vi vogliono bene. E adesso non so più come finire questo video.